Io sono un perseguitato politico, non mi sento. Io sono, quanto mi è stata organizzata una vera e propria persecuzione. Dal 76 all'anno scorso. Non torno perché io difendo la mia libertà, io sono un uomo libero, qui sono un uomo libero. Mi hanno condannato come se fossi un criminale. Ah, lasciamo stare, chiudiamo sta cosa, lasciamola lì dov'è, lasciamola lì dov'è, la storia la giudicherà. Craxi ha incarnato quella tragedia, protagonista fino alla fine di una stagione politica che non si può ridurre alle inchieste giudiziarie, ai processi, alle sentenze, ma che va interpretata e compresa in modo corretto. Il sole se n'è andato allora. Craxi era un latitante che si è sottratto alla giustizia dopo una condanna per corruzione e finanziamento illecito a 10 anni totali di galera. Quindi riabilitare i delinquenti non è, mi pare, una cosa corretta. Avevo definito cinghialone Craxi perché in quel momento si era scatenata una sorta di caccia al ladro in Italia e Craxi rappresentava il simbolo di ogni male, cosa che poi è stata dimostrata essere falsa, ma in quel momento la definizione era efficace. Oggi sono quasi imbarazzato di averla inventata e mi dispiace che anch'io ho partecipato al crucifige. Questo è profondamente ingiusto. Compagni, sono nostri ospiti. Accogliamo da socialisti. So bene che non ci si indirizzava ad una persona, ma ad una politica che noi giudichiamo profondamente sbagliata. E se i fischi erano un segnale politico che manifestava contro questa politica, io non mi posso unire a questi fischi solo perché non so fischiare. Io non mi sono mai spiegato perché Berlinguer avesse una forma di molto radicata di antisocialismo. Non mi sono mai spiegato la ragione vera del suo pregiudizio profondo. Io ho sempre cercato con Enrico, che conoscevo da ragazzo, ho sempre cercato di trovare una strada che consentisse di preparare il futuro. Il futuro, perché il presente non presentava le condizioni per quell'alternativa di cui lui parlava. L'alternativa sarebbe stata in quelle condizioni una sconfitta secca della sinistra in Italia. Un ringraziamento al Presidente del Consiglio, al Governo. Ero a Mosca, una sera stavo a tavola con mia moglie e i miei figli, ero presidente del consiglio ed era aperta la questione degli euromissili, che avevo deciso di installare in Italia, o stavo decidendo di installare in Italia. Arrivò in casa, in questa casa, in questa villa di Mosca, arrivò Gromyko, il quale si sedette a tavola. C'era un interprete
e cominciò a parlarmi dandomi del tu, come se fosse una specie di mio nonno, insomma era il nonno, c'erano i bambini, e cercò di convincermi a non mettermi gli eromessili, ma tu perché vuoi fare questa cosa, ma fai aggravare tutta la situazione, e io mi ricordo che gli risposi, senti, togli i tuoi che io non metto i miei, togliete voi i missili che avete puntato sull'Europa e noi rinunceremo a installare gli euromissili. Avete fatto buone vacanze? Abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato noi. Impossibile. Bene, riprendiamo a lavorare adesso. Per quanto concerne gli aspetti locali milanesi, i richiedenti, sto riassumendo la posizione dei magistrati requirenti, fanno riferimento di iniziale ad uno stretto rapporto fra onorevole Craxi ed Antonio Natali, ritenuto il costruttore del sistema milanese delle tangenti, desumendolo in verità in modo più semplicistico da una richiesta effettuata dall'onorevole Craxi di visitarlo mentre era detenuto, visita in realtà mai avvenuta e in ogni caso di per sé assai più specifica appare invece già in tale fase di richiesta, quando la Rigi aveva ancora reso dichiarazione, l'individuazione dei rapporti assai stretti tra l'indagato Claudio Dini e Silvano Larini, individuati da... Il problema al quale siamo le prese è che si è voluto cancellare tutto un periodo di storia del paese. Intendiamoci, a destra e a sinistra, si è voluto cancellare tutto. Io, come lei sa, ho usato una battuta per dipingere questo tipo di classe dirigente, di questo tipo di atteggiamento. Li ho chiamati bugiardi ed extraterrestri. Bugiardi perché molto spesso raccontano delle bugie. Ed extraterrestri perché si aggirano sulla scena con l'aria di quelli che hanno vissuto i 20 anni precedenti sulla Luna. Questi sono extraterrestri. Io ero perfettamente al corrente